Tarantino può andare sul cross, fa l'area di rigore dall'altra parte, arriva ancora Sau, Sau fuori per il tiro di rifuso, rimbalzo, attenzione Marco Sau, fuori di rifuso, dove sta il vantaggio, Marco Sau, 1-0 per la Veste, il gol di Marco Sau, il tiro di rifuso, rimpallato, arriva Sau che mette palla alle spalle di Antonio Narciso, l'errore della difesa del Grosseto, ma c'è stato un nettissimo fallo di Tarantino che ha spinto da dietro Formiconi, se non sbaglio, è stato un netto fallo, anzi fallo è stato su Gian Lombardo e quindi ci sono delle proteste da parte del Grosseto, ma nulla di fatto, di Versailles che è in vantaggio qui a Grosseto con il gol di Marco Sau quando sono trascorsi meno di 60 secondi, non ho preso il cronometraggio preciso, ma credo siamo intorno ai 30 secondi, io sta in vantaggio. Giù sta abbia vantaggio Grosseto, una sera, attenzione, in attacco, c'è Marco Sau, il tiro, Marco, Sau, 2-0 per l'Espe, il raddoppio di Marco Sau, ma ancora una volta la dormita clamorosa della difesa del Grosseto, e Marco Sau punisce prontamente, che attaccante, Marco Sau. È un giocatore che vede la porta, è un attaccante che ha DNA, la porta, il gol, il far vincere la propria squadra, è un giocatore incredibile. Attenzione a Cassola che serve su altri sinistra, Antonio Zito, il cross di Zito, guarda sul portiere, guarda la seconda linea, il tiro, il gol, per la Liga Sardegna con Matteo Rossarella, 3-0, e Sardegna che chiude il match, ma davvero Grosseto impossibile, mamma mia. Qui anche Narciso sul corso di Zito ha fatto una topica, ha preso una topica eccezionale, ma è incredibile, più eccezionale. È arrivato Scottarella per il 3-0. Juve Stabia che vince questa partita senza problemi, ma già nel primo tempo Giovanni questa partita deve essere bella che è andata, con le destre che mostravano di essere superiori. Abbiamo detto un po' dall'inizio, Mario, chi doveva vincere qui, c'era solo la squadra, se doveva vincere qua ed era la Juve Stabia. 30 secondi alla fine, Giovanni, un commento rapido in questi 30 secondi e poi andremo con Franco Giglio e Fragoni. Sì, io rubo soltanto pochi secondi perché dopo ci sarà il duo presidenziale a tenere la diretta. Io dico che ribadisco quello che abbiamo pensato dal primo istante, abbiamo visto subito un Grosseto giocare solo i primi 5 minuti e poi abbiamo visto solo Juve Stabia. E a segno coronamento di una partita giocata benissimo, questo 3-0 ci sta bene. Qualcuno potrebbe pensare che è una vittoria molto larga, non è così. Juve Stabia ha avuto tante occasioni anche nel primo tempo, le ha concretizzate soltanto nella seconda frazione, però va bene così, un 3-0 che ci ripaga i due pareggi interni, e Juve Stabia che ha meritato la vittoria, Juve Stabia che resiste a punti in classifica e si pone in un momento importante, e domenica sabato ci sarà un'altra diretta concorrente del Bucchio. A te Mario. Grazie Giovanni, scusami se ti rubo praticamente il microfono, perché cerchiamo di andare subito a sentire i due presidenti che sono qui vicino a noi, cerchiamo di braccarli al volo. E allora, poi chi dei due vuole parlare per prima? Allora, Franco Giglio in diretta con Radio Stereo 5. Franco, grande vittoria, complimenti, davvero questa squadra continua a sorprendere, continua oramai una realtà di questa serie. Voglio fare i complimenti ai ragazzi e al mister che ci teneva tantissimo a vincere qui. Una bella partita, l'abbiamo giocata alla grande, diciamo, si può dire, va, l'abbiamo dominata, e ci mancava questa vittoria da un po' di tempo. Diciamo che noi nelle ultime 12 gare abbiamo fatto 3 pareggi, 2 sconfitte e 7 vittorie. Secondi solo a Torino probabilmente. Sì, secondi solo a Torino, ma non ci montiamo la testa, dobbiamo stare sempre con i piedi per terra perché il nostro obiettivo è la salvezza. Marco, ma pensavi che fosse così forte Marco Sau quando sei andato a prenderlo da Cagliari? Ma io pensavo che tutti questi ragazzi, una volta è forte Marco Sau, un'altra volta c'è Rimbacovo, un'altra volta Tarantino, è il gruppo... Abbiamo fatto un buon mix. Io ricordo la presentazione, dicesti ci divertiremo anche quest'anno, nulla da dire, davvero è un divertimento totale questo squadro. Ma faccio gli scongiuri, andiamo avanti cercando di pensare partita per partita. Franco, e dove può arrivare questo squadro? Ah, una salvezza tranquilla. Grazie mille al presidente Franco Vannillo. Allora, noi proviamo a fare la doppietta presidenziale, perché dopo
Franco Magnello, proviamo a sentire anche Franco Ciglio, e intanto ci sono i tifosi che passano e passa anche Franco Ciglio. Franco, doppietta presidenziale, è una grande vittoria della Juve Stabia Grosseto. Una grande, grande prestazione, è giusto e meritato questo successo, perché la squadra ha giocato bene dall'inizio alla fine. Franco, quando domandavo anche a Magnello poco fa, pensavate che fosse così forte Marco Paolo? Mi ha risposto, vabbè, pensavo che fosse forte Sau, che fosse forte Scottarella, che tutti questi ragazzi davvero meritassero tanto. Tutti quanti, tutti, che stanno meritando tutti quanti alla grande, stanno dimostrando di non essere inferiori agli altri. A nessuno davvero in questo campionato, fino a queste prime 17 giorni. A nessuno nel modo più assoluto, anzi ti dirò di più, a volte è stato un pochettino... un po' di timore reverenziale in alcuni momenti, e mancanza di esperienza che non hanno portato a casa un risultato al di là della prestazione, però oggi si stanno convincendo di essere una squadra vera, una squadra forte, e mi auguro che questo sia il prosieguo per qualcosa ancora di più bello di quello a venire. Cosa vogliamo dire di così? Qui ce ne sono 200 festanti, a quelli da casa che ci stanno ascoltando. Di continuare a seguire la WhatsApp così come la stanno seguendo. Dicesse tu e Franco Magnello all'inizio campionato, quest'anno ci divertiremo come l'anno scorso. Questa squadra fa divertire tanto. Io credo che stiamo divertendo ancora di più, se consideriamo che siamo in Serie B. Assolutamente sì, complimenti a Franco Ciglio, Franco Magnello, e questo applauso che sentite è da parte di tutta la tribuna del stadio Carlo Secchini, ci sono credo almeno 200 persone anche in tribuna da Castellammare, oltre che 200 in curva, davvero grande festa qui allo stadio Secchini, grande festa tutta gialloblu, 3-0 della Juve Stabia, dispiace per il Grosseto, dispiace per Giannini e per la contestazione che c'è stata, però sentiremo qualcosa di più dagli spogliatori dalla sala stampa del Carlo Secchini di Grosseto. Vi ricordo ancora, Juve Stabia che batte Grosseto al Carlo Secchini per 3-0, doppietta di Sau e gol di Scossarella.